Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo cinquantesimo episodio di Pokémon Snakewood. Oddio, mai avrei pensato di fare 50 episodi di una serie che per me sono tantissimi, ma comunque, non perdiamoci in chiacchiere. Cosa è successo nello scorso episodio? Nello scorso episodio abbiamo ottenuto e catturato le tre furie. Oggi ragazzi invece ci troviamo di fronte a questa palestra. Tempo fa l'avevate già vista, solo che non l'avevo mai completata perché i livelli erano altissimi, ma in questo momento sono tranquillamente alla nostra portata. Proprio per questo ho deciso quest'oggi che testeremo anche la Fury X, quella che mi ha creato più problemi e quella che diciamo mi ha colpito di più. Non l'ho cambiata assolutamente, non l'ho toccata ragazzi, quindi andremo a vedere quest'oggi di cosa è capace, lo scopriremo insieme. E niente, entriamo in questa palestra. Allora, adesso non ve ne siete accorti, ma per aprirla servì l'Arc Light Spanner, vabbè, ma è una cosa di poco conto. Signori, vi avviso che io l'ho già fatta questa palestra e so già cosa succederà, quindi, insomma, se non mi vedrete particolarmente stupito, sapete il motivo. Ok, ecco qua il primo Battle Zombie, Fury X, non mi deludere. Il Battle Zombie, ah ok, manda in campo un Delcatty e invece ha un Gorlax. Ok, lo sprite di Fury X già fa cagare. Vediamo quanto riesce a fare a questo Snorlax. Riesce a fargli abbastanza, lo fa anche tentennare, quindi ottimo. Immagino che adesso si ricaricherà, sapete io cosa vi dico. Sword Dance, ah, perfetto, utilizzano il Zombie Lever qua. Ottimo, è stato bello. Ok, il primo l'ho mandato a casa ragazzi. E non si potranno tra l'altro neanche affrontare le stanze dietro come nella palestra originale. Ed è una cosa che ho scoperto adesso in realtà, perché pensavo che si potesse fare. Ok, perfetto, il Battle Zombie vuole combattere Blitzstoise. Olè, allora facciamo uno Sword Dance a caso e poi facciamo un Rolling Kick, fai schifo. Ok, ho missato, che bella cosa. Dai, basta proteggerti. Oh, ok, l'abbiamo quasi mandato a casa. Ok, morto, morto male. Bene, Sala della Forza. Ok, la palestra è fatta esattamente come quella di Rubino e Zaffiro, solo che in pratica ci sono i Battle Zombie. Qua mi gioco un Hyper Beam cattivo. E la madonna, Fury X, che bestia. Comunque raga, un ottimo Pokémon questo. È di tipo acqua, non so se ve l'ho fatto mai vedere. E sì, avete intravisto chi c'è lì. Signori, prepariamoci, perché Snakewood non lascia nulla al caso. Ragazzo mio, chi sei tu? Non ti ricordi? No, io... Signori, il ritorno dei flashback. Un flashback. Ah, fantastico ragazzo. Guarda Landon, Creepy sta giocando col tuo Blaziken. Creepy probabilmente diventerà un allenatore davvero potente un giorno. Me lo sento. Beh, ci sono due di noi nella famiglia. Possiamo sempre aumentarli. Norman, papà. Ciao Creepy. Sono così felice che tu ce l'abbia fatta. Stai lontano da me. Vieni più vicino. Sarà... proprio come i vecchi tempi. Posso renderti uguale a me e potremo vivere insieme. Come eravamo abituati a fare. Papà. Sì, vieni più vicino. No. Cos'era questo? Ah, stammi lontano. Creepy spinge Norman. Creepy respinge i denti decadenti di Norman dal suo braccio. Ma sono io, Creepy, tuo padre. No, non lo sei, io devo... Papà, perdonami. Signori, avete capito benissimo. Norman, nostro padre, è diventato uno zombie. E ora è nostro dovere sconfiggerlo. Manda in campo... Sì, chiamalo Slaking, qua lo chiamano Rotting, che è un nome più appropriato quanto mi ha fatto male, però... Oddio, mi ha fatto malissimo ed è pure più veloce di me. Quindi qua mi vedo costretto, raga, a switchare, mandare Rock Lobster. Rock Lobster che regge qualsiasi cosa, ma lo sapete ormai. Fai schifo. Fai letteralmente schifo. Ora devo evitare che si paralizzi. Che sbatti. Spark. Ok, l'abbiamo paralizzato qua. Adesso ne approfitto per curarmi, dato che lo farà anche lui. Infatti, proviamo a fare un zap. Dai, fai zap cannon. Ok, paralizzato e il primo va giù. Ottimo. Però finché ci sono sti Rotting, raga, non posso mandare in campo il Usteria. L'ho proprio preso in quel posto. No, dicevo, finché ci sono in campo sti Rotting, non posso mandare la Furia, perché
Perché li soffro, sono più veloci e ok, devo curarmi assolutamente. Perfetto, stai fermo. No, perché ho fatto forza che mo mi devo... Ah, che idiota. Qua non ci ho pensato. Ok, stavo per mandare in campo Gorlax. Quanti PS ha sto coso? Pochi. Ecco, se c'è una cosa che, diciamo, lo penalizza è proprio questa cosa dei pochi PS. Ok, Sword Dance di nuovo, lo ricuro e adesso se tutto va come deve andare potrei sweepare qualunque cosa esistente su questo pianeta. Manda in campo... No, non ci credo! Che infame! Allora, Snake Oil, Slash Rolling, è più veloce lui, ci sta. Brillum Sky Uppercut, vai giù e quasi. Adesso faccio un Giga Drain e poi ti mando a casa. Oh Gesù, Leech Seed, Sludge Bomb e mi manda giù. Ok, Rock Loops era sì, non ve l'ho detto, ma ho depositato coso, Explode, perché faccio un po' di switch, diciamo, per quelli che devono essere depositati. La volta scorsa ho depositato, se non ricordo male, Quillshark e stavolta mi sembra giusto depositarne un altro. Gorlax, Will-O-Wisp, comunque vedete che i livelli sono comunque normali, insomma. E boh, non so perché non l'ho fatta prima sta cosa qua, anche perché penso... che fossi convinto di avervela portata. Invece a quanto mi risulta non l'ho fatto. Quindi GG a me. Body Slam, mi sta facendo male però. Non mi piace la cosa. Cioè ridendo e scherzando con i suoi livelli scarsi, però ha dei Pokémon belli forti. Soprattutto quei maledetti quei maledetti cosi. Rock Slide, bravissimo Rock Loopster. Ci sei sempre quando devi crittare. E abbiamo vinto? No, ha un altro cazzo di Rotting. Ok, adesso mi devo curare con lo Snake Oil perché sono confuso. Lui fa Slash e io ci vado di Strength potente. Dai, ok, ce l'abbiamo fatta. Ragazzo mio. Norman fissa gli occhi di Creepy respirando profondamente. Hai ucciso tuo padre. Quello, non so. Addio papà. Sì signori, abbiamo ucciso nostro padre. Che brutta cosa. E comunque premendo qua potremo uscire. Allora qua abbiamo, perfetto, il medical kit. E adesso signori miei, prima di concludere, anche perché siamo solo a 7 minuti. Ah, e tra l'altro io non ho, che bella cosa, io non ho Aerodactyl per volare. Non è proprio una bella cosa in realtà. Ma adesso lo riprendiamo subito raga e depositiamo la furia che volevo testare. È un ottimo Pokémon, peccato che non ha difese, che è lentino. Però, cioè, in realtà ci sta, raga. È un Pokémon abbastanza onesto. E, oddio, mi sono totalmente dimenticato dove volevo andare. Vi giuro che mi sono dimenticato. Stop un attimo e vedo di ricordarmi. Scusate questa amnesia incredibile. Peggio di Slowpoke. Ok, ragazzi, eccoci qua. Mi sono ricordato dove dovevo andare dopo aver stoppato. E niente, dobbiamo andare in quello che nei giochi originali è il grottino solare, ossia qua dentro. Qua dentro, come vedete, come nei remake c'è tipo una stanza in più. E questa stanza in più è questa. Ora, io non ne ho capito bene l'utilità, non so neanche se ne ha una. Comunque prima ci sono degli allenatori con dei Pokémon dalla forza abbastanza discutibile. Questa cosa qua avrei dovuto farla molto tempo fa, effettivamente. Surf, mandiamoli a casa molto rapidamente. E adesso, raga, cerchiamo di capire qual è il senso, perché io sinceramente non ce l'ho trovato la prima volta che ho fatto sta cosa. Ecco, loro sono la mafia, tipo, questo qua è il covo della Meat Mafia. Serviamo il padre carne, che è tipo qualcosa che ricorda molto il padrino, Don Carne, perfetto, sì, è il padrino. Benvenuto alla Meat House. Se sei qui per vedere il Meat Father, prendi una sedia e aspetta. Abbiamo trovato un altro Broken Heart. Tra l'altro ho scoperto a cosa servono. C'è tipo uno che gli chiede, se ne trovi 50 ti do una mano. Ok, lei è Alessandra, la figlia del Don. Sei venuto qui per trovare la Meat House? Ecco la ricompensa. No, come non ho spazio? Aspetta, cioè, risolviamo subito, te lo prometto. Buttiamo un antigelo schifo. No, non darlo. Vabbè. Vabbè, dammi sta Meaty Bell. Cos'è, una conchinella? Sì, esatto, mi ricordavo bene.
Allora, riprendiamoci l'oggetto. E boh, raga, questa cosa qua non è che ha molto senso, però era carina da farvela vedere. Non so neanche perché ci sia, effettivamente. E quella scala qui mi sa tanto di... Ok, mi sa tanto di Meat Father. È questo qua, raga. Sono il Meat Father, Don Carne. Quando i miei amici hanno un problema, sono il primo che... Sono colui che... Che li aiuta a risolverli. Ecco perché siedo qui nel mio ufficio, nella mia Meat House. Non sembra che tu abbia un problema. Puoi andartene e va bene. Ok, raga, questa cosa qua non ha molto senso, a meno che non serva per qualche altro scopo. Però per il momento non lo so. Ok, l'ultima cosa che mi rimane da esplorare è questa. Tu chi sei? Il potere, il potere, ho il potere. Cosa mi hai dato? Drago artigli? Sei serio? Potere, potere, poi mi dai drago artigli. Legit. Davvero legit. Allora, no, aspettate, c'era un'altra zona da esplorare. C'era un'altra zona da esplorare, l'ho vista, non mi sfuggi. Ok, di qua. Non c'era un'altra zona da esplorare. Bene, possiamo uscire. Questa cosa qua è totalmente priva di senso. Anche se lì vedo una cosa che mi convince poco. Ma vabbè, per ora possiamo uscire. Al massimo poi vi farò vedere se scopro qualcos'altro. E niente, a questo punto ragazzi, un'ultima cosa che vorrei provare a fare è questa. Tra l'altro, ecco, mentre andiamo al luogo del delitto, no, al luogo in cui voglio farvi vedere cotal cosa, ragazzi, io non so dove trovare cascata, nel senso che non ne ho proprio idea. Ora, se qualcuno gentilmente sa dove posso trovare sta maledettissima MN, perché potrebbe sbloccare delle cose molto interessanti. Il repellente deve rimanere fino alla fine dei giorni, fino al giudizio universale. Porca Tana Eva, devo fare... vabbè. Allora, risolviamola in un altro modo a sto punto. Allora, no, non sto impazzendo, non sto andando a cercare di nuovo la furia. Devo semplicemente svegliarmi. Ok. Come si fa? Ok, perfetto. Sì, 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 esattamente. Proprio così. Proprio così. Ok. Allora, per chi non lo fosse, per chi non lo sapesse, mi sta scappando uno starnuto assurdo. No, per chi non lo sapesse, sto andando al monastero, quello che vi ricorderete se avete visto l'episodio, dove ci sono tutti i vecchi belli. Cioè, oddio, belli è relativo. Però, eccoci qua. Allora, dobbiamo, se non sbaglio, salire qui. E... no, ok, non posso ancora andarci di qua. Perfetto, allora, la prima cosa che volevo fare è saltata. Però, c'è un'altra cosa che ho visto da qualche parte, ossia tipo, non so se è un bug o se è fatto apposta, perché da qualche parte qua ragazzi si può, esatto, ok, perfetto, funziona allora. C'è un modo per raggiungere quella maledettissima casa che io non concepisco, e come diavolo faccio, me lo spiegate voi? Sì, perfetto, ok. Non ne comprendo molto l'utilità, sinceramente. Ok, boh. Tra l'altro penso che abbia dei Pokémon pessimi, perché questa zona qua è raggiungibile in qualsiasi momento. E vabbè. Ho trovato questo Totodile vicino al mare. Il suo allenatore è stato mangiato nel tentativo di nuotare verso Yoto. Era così vicino a morire. Se un allenatore è vero... Ok, perfetto, vuole darmi questo Totodile. Il problema è che adesso che ci penso... E tu hai un Crocno, giustamente. Il problema è che adesso che ci penso io non ho spazio nel team. Ok, perfetto, è stato difficilissimo. Non ho spazio per Totodile. Allora, aspetta che stop un attimo, vado a farmi lo spazio e poi lo riprendiamo. Ok ragazzi, eccoci qua e dovremmo poterlo prendere. Peccato che ci risfida di nuovo totalmente a caso. Quindi la liquidiamo di nuovo e ci riprendiamo ciò che ci spetta, ossia sto Totodile. Ok, eccolo qua, vediamo se ha qualcosa di particolare. No, assolutamente no. No, è un Totodile normalissimo. Sì, totalissimo, normalissimo, è chiusa. È chiusa, bene, mi fa piacere, quindi vuol dire che non ci posso andare.
E niente, signori miei, anche questo extra termina qua. Abbiamo fatto 15 minuti di video. Domani dovrei registrare l'ultimo. Cioè l'ultimo di cui sono a conoscenza. Quindi vi invito, ragazzi, a scrivermi qua sotto se conoscete degli extra particolari, perché siccome il prossimo che uscirà sarà appunto l'ultimo di cui sono a conoscenza, ci terrei se voi che conoscete altre cose me lo scriviate in un commento. Detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così, vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, passate ai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività del canale. E noi ci becchiamo in un prossimo video.